Eccoci mister, un 1-1 che ci può stare, abbiamo avuto anche la palla del vantaggio poi verso la fine, ma sarebbe forse stata una punizione troppo per il Gorghense. Lei è dello stesso avviso? Sì, partita equilibrata, secondo me sul primo tempo abbiamo fatto meglio noi, sul primo tempo non abbiamo fatto male, abbiamo subito il gol in maniera un po' ingenua. Sono stati bravi anche gli avversari, poi nel secondo tempo, alla fine del primo tempo, ci abbiamo provato, abbiamo pareggiato la partita, abbiamo avuto anche le occasioni per passare in vantaggio, perciò oggi abbiamo ancora un po' di cosine da sistemare chiaramente, però io sono contento perché i ragazzi hanno provato fino alla fine a pareggiare, ci sono riusciti, hanno provato fino alla fine a vincere e non ci siamo riusciti, ma ripeto, in questo momento del della stagione è importante vedere soprattutto i miglioramenti dei singoli e soprattutto l'atteggiamento che mi è piaciuto. E i nuovi come li ha visti? Sì, Caraccio ha fatto un'ottima partita da mediano, un ruolo magari inusuale per lui, dal Farra anche il ragazzino al secondo tempo ha fatto bene, Muriola ha fatto gol, ha fatto bene, direi che si stanno inserendo bene e stanno facendo sicuramente di tutto per dare un contributo alla nostra causa. Sì, queste sono partite che servono appunto per vedere la condizione della squadra e per affinare un po' il gioco. E dagli spalti è sembrato che mancasse un po' la rete di passaggi, troppo palla in avanti, quasi si volesse liberarsi subito della palla. C'era forse un po' di tensione anche comunque giocare in casa prima partita, per qualcuno è sempre emozionante ancora. Sì, non era facile perché loro giocavano molto palla lunga, perciò le squadre erano abbastanza lunghe, perciò trovare il fraseggio non è stato semplice. Poi nel secondo tempo c'era anche un po' di stanchezza da ambo le parti, secondo me che ha giocato un po' sulla precisione, diciamo, delle giocate delle due squadre. Ecco, ultime due cose, rapportando le due amichevoli precedenti che sono finite in pareggio e valutandola, confrontandola con questa, come l'ha vista? E poi abbiamo ancora la maledizione dei rigori, non volevo toccare questo tasto, ma forse qua bisogna esserci più mentalmente. Ma rispetto alle amichevoli, questa è la partita comunque ufficiale e comunque la partita dove il risultato conta, perciò avere pareggiato è importante, ci lascia aperte le porte anche per un eventuale passaggio del turno in Coppa Veneto. Sicuramente c'è stata più intensità e soprattutto c'è stato protagonismo. Per quanto riguarda i rigori, io non, di queste cose non mi preoccupo, sono sicuro che al momento giusto faremo un gol. Concludendo per la Coppa, sì, il trofeo Regione Veneto, passa solo la prima? Sì, la prima. Ah, perciò è ancora tutto da giocare. È tutto da vedere. Bene, grazie mister. Grazie.